Benvenuti su Radio IFE, io sono Nino Gagliano per la rubrica Italiani dal Mondo. Oggi andiamo in Danimarca insieme a Luca Vigliarolo e Oscar Ferraro. Benvenuti. Grazie, benvenuto a te. Oggi vi racconteremo la loro storia di come Luca e Oscar abbiano aperto un caseificio in Danimarca. Come e quando è nata l'idea di avviare un caseificio italiano in Danimarca? Abbiamo iniziato, l'idea è nata nel 2014. E abbiamo aperto così per mancanza del buon prodotto italiano all'estero. Noi siamo sempre stati amanti di mozzarella di bufala, che qui purtroppo non c'è, però abbiamo iniziato a produrre mozzarella prima di tutto per la mancanza che avevamo noi del prodotto, e poi abbiamo iniziato a produrre anche burrate, ricotta e quant'altro, e anche perché ci siamo accorti che qui c'è tanto amore per il prodotto italiano, ma mancava chi in realtà lo produceva sul posto. Quindi secondo noi sarebbe stato interessante vedere come potrebbe essere stata l'eventuale risposta del popolo danese con un amore così tanto forte per l'Italia, il prodotto italiano, però prodotto qui. Avete una tradizione caseare alle spalle oppure avete fatto un corso di formazione per la produzione? Non abbiamo nessuna storia alle spalle di produzione casearia, solo tanta passione. Sì, ovviamente abbiamo investito i primi quasi 2 anni in prove, non che adesso abbiamo smesso di farle, però è sempre una continua ricerca nel prodotto migliore, e comunque abbiamo sicuramente passato tanto tempo anche a studiare all'inizio e vedere come potessimo fare il prodotto migliore possibile con il latte di qui. La vostra produzione si basa con latte locale o quali sono gli ingredienti che principalmente voi usate? Utilizziamo un latte locale di Jersey, che è una mucca con un latte un po' più proteico, un po' più grasso, ed è stato il gusto del Jersey che ci ha fatto innamorare di questo tipo di latte, che è un po' più marcato, non è un po' differente rispetto al latte di mucca normale. Si avvicina un po' di più alla bufala rispetto a una mucca normale, quindi c'è un po' quella spinta del latte di bufala che a noi mancava. Non potendo avere le bufale, abbiamo trovato un compromesso tra la mucca e la bufala, abbiamo trovato il Jersey e facciamo un prodotto che è 100% biologico, perché qui comunque la tendenza è quella di fare biologico, danno molta importanza a questo, quindi anche noi da subito gliel'abbiamo data. Certo, anche molto importante pensare proprio alla qualità stesso del latte, anche se sia locale. E a quale clientela vi rivolgete? Sono dei clienti che avete un negozio oppure sono dei ristoratori? No, principalmente andiamo tramite grossisti che distribuiscono il nostro prodotto a ristoranti, boutique, e adesso abbiamo iniziato da poco con qualche supermercato. Quindi è dalla piccola boutique al grande ristorante che utilizza i nostri prodotti. E avete avuto delle difficoltà all'inizio nell'introdurre i vostri prodotti ai danesi, quindi nel far conoscere forse la burrata o forse qualche altro tipo di latticino che fosse meno? Diciamo che all'inizio la burrata qua non la conosceva nessuno. Quando abbiamo iniziato a produrre le prime burrate, le portavamo in giro e c'era qualche cosa di importazione, ma che era veramente poca cosa, e adesso 9 ristoranti su 10 hanno la burrata sul menù, quindi è anche un motivo di soddisfazione, nel senso che abbiamo portato la conoscenza di un prodotto che poi sembra fatto su misura per loro, perché sono molto amanti di panna e comunque prodotti abbastanza grassi. Quindi è un prodotto che a loro piace, che non possiamo dire di aver portato noi, ma li abbiamo portati noi alla conoscenza di una buona burrata. E questo fa sempre piacere, far conoscere i prodotti freschi e anche prodotti loco, perché molto spesso, come voi sapete, si possono trovare dei prodotti italiani, ma in alcuni posti ci sono delle difficoltà per quanto riguarda il trasporto e spesso la consistenza non è nemmeno quella giusta. Certo. La burrata è un prodotto italiano, ma noi possiamo dire di fare una burrata danese fondamentalmente, perché è prodotta da latte danese ed è prodotta in Danimarca, quindi è anche motivo di vanto per loro il fatto di poter assaggiare un prodotto italiano ma fatto con le materie prime loro sul loro territorio.
cosa abbastanza buona per noi, ma anche per loro. Certo. E che tipo di formaggi freschi italiani di solito si trovano in Danimarca? O almeno, com'è stata l'evoluzione dei formaggi freschi? C'era una grossa disponibilità? Com'è cresciuto col tempo il mercato? Di trovare adesso si trova di tutto nei supermercati. Quindi ci sono tutti i tipi di formaggi, non tutti, ma ci sono parecchi tipi di formaggi che vengono importati. Però logicamente il volume lo fanno i formaggi, quelli famosi, quindi c'è il gorgonzola, c'è trovare il parmigiano, il grana, i formaggi che conosci in tutto il mondo, che trovi dappertutto. Certo. E voi attualmente che tipo di produzione fate? Quali sono i vostri prodotti? Noi produciamo principalmente mozzarella, burrata, produciamo mascarpone e ricotta, e questi possiamo dire li produciamo tutti i giorni. E poi abbiamo anche dei prodotti speciali come lo stracchino che produciamo. Ah, quindi producete anche il stracchino? Sì. Che altro? Abbiamo del queso fresco, come lo chiamerebbero in Spagna, che è un nostro primo sale. Che altro? Questo è. Avete dei vostri prodotti che nel caso avete da far vedere? Vedevo poco prima. I pacchettamenti che si trovano nei supermercati sono questo per mozzarella e burrata. Quindi anche un bel packaging. E di solito che pezzature sono più no, facili? Noi produciamo solo mozzarella e burrata da 100 grammi. Facciamo altre pezzature perché qui il mercato ha richiesto più piccolo possibile. E quindi noi producendo tutto a mano abbiamo optato per i 100 grammi, poi ne vorrebbero anche più piccole, però questo è quello che facciamo facendole a mano, conta che facciamo più o meno un 300 kg al giorno di burrata a mano, quindi tutta produzione artigianale. Certo, sì, artigianale totalmente. Con la crescita degli ultimi anni anche delle pizzerie, del mondo pizza, come questo vi ha inciso anche sulla vostra... sul vostro settore, sulla vostra produzione? La cosa che è veramente interessante è che sono spuntate nuove pizzerie, ma di qualità. Il fatto della pizza gourmet va sempre di più. Ci sono, penso, tre tra i primi 15 pizzerie migliori in Europa sono qua in Danimarca. E quindi devono andare alla ricerca anche di un prodotto di qualità. Avete anche in mente di fare altre produzioni di altri formaggi oppure latticini in futuro? Sì, la nostra idea è proprio quella. Ci siamo spostati da un anno ormai in un caseificio che è molto più grande rispetto al primo nel quale avevamo iniziato, e l'idea sì è quella di cercare di ottimizzare al meglio tempistiche e produzione qui per poi riuscire a concentrarci su altro. Fortunatamente la produzione è tanta ed è in aumento sempre, quindi non abbiamo avuto il tempo ancora materiale proprio per poterci concentrare su qualcosa di totalmente nuovo. Però sì, l'idea è quella di voler poi ampliare con almeno un paio di prodotti nuovi la produzione. Certo. E invece vogliamo ricordare anche quali sono le vostre origini. Da quale parte dell'Italia voi siete originari? Allora, noi, i nostri genitori sono calabresi, però noi siamo nati e cresciuti in Piemonte, vicino al Lago d'Orta. Certo. E avete forse in mente in futuro di fare qualche tipo di latticino o di formaggi che sia comunque che si avvicina alle vostre origini? Beh, io ho la passione grande per la Toma piemontese che mi manca, certo, mi piace un sacco. Un grandissimo formaggio. Esattamente, però sinceramente no, ancora non ho pensato di avvicinarmi a nulla di piemontese per il momento. C'è tanta passione per il territorio in cui siamo cresciuti, a partire dai formaggi, al vino, a qualsiasi altro grande prodotto che ci possa aver dato il Piemonte, che comunque c'ha formaggi, però per il momento siamo su questi prodotti. E invece dopo aver acquistato una mozzarella oppure un mascarpone, altri latticini, vogliamo dare invece dei consigli per capire sia come riconoscere dei latticini di qualità,
e anche come conservarle, ad esempio i formaggi di vostra produzione, partendo dalla mozzarella, la burrata, eccetera. Quali sono le caratteristiche che dovrebbero avere al momento dell'acquisto e anche di come conservarli e consumarli anche? Beh, allora, innanzitutto su un prodotto fresco quello che si vede subito è la struttura del prodotto, perché il prodotto ha una struttura un po' più sostenuta, mentre andando avanti col tempo cominciano a essere più morbidi, cominciano a lacerarsi un pochettino, a stracchinarsi i formaggi. Una delle cose più importanti quando si mangia una mozzarella e una burrata è la temperatura del prodotto, perché molti magari la prendono dal frigorifero, la mettono sul piatto, la tagliano e la mangiano, e facendo così perdi tutte le caratteristiche organolettiche, perché il freddo stringe per tutti i profumi, i sentori. Noi consigliamo sempre di mettere ad esempio direttamente il baratro, magari 30 secondi nell'acqua bollente direttamente col baratro, in modo che si stempera e va a temperatura ambiente, oppure tirarla fuori un'oretta prima dal frigo, in modo che l'acqua di governo all'interno che c'è intorno al prodotto arrivi a una temperatura tale da poter esaltare il gusto del prodotto all'interno, e non, perché fredda comunque ovviamente fa da cappotto intorno a un prodotto che rimane freddo, e non è l'ideale assolutamente mangiare un prodotto freddo rispetto a un prodotto a temperatura ambiente. Certo. Poi un'ultima cosa, il caseificio si chiama La Treccia. Come è nato il nome La Treccia? Fate anche produzioni di trecce? Sì. Facciamo trecce. Il nome è nato da questa unione che è la nostra cultura e il prodotto latte danese, e quindi vanno a intrecciarsi assieme le nostre culture con i loro prodotti. E poi anche il nostro legame, noi siamo cugini. Quindi... Ah, siete cugini. Sì, siamo cresciuti assieme. È tutto un intreccio. Certo, poi sia di culture, di legami familiari. Quindi un nome più consono di questo penso che non ci fosse. Sicuramente non è facile da dire per i danesi, fanno un po' fatica, però avevamo deciso quello è rimasto. Stupendo. Ringraziamo Luca e Oscar per la loro storia e di aver portato un pezzo d'Italia in Danimarca. Per gli altri invece vi invitiamo a seguirci sui nostri canali Facebook, Instagram e YouTube e a visitare il sito italiafoodembassy.org. Alla prossima!